parte i ragazzi dell'associazione Federica e Serena, le sorprese non sono finite qui. Alla 13ª edizione del Ballo e Cultura c'è anche un artista, l'artista alle mie spalle, si chiama Gabriele Partemi, è un artista a tutto tondo, neoimpressionista, e lui è alle nostre spalle per fare un bel ritratto di quello che sta accadendo questa sera in questa piazza. A fine serata ci mostrerà il suo quadro, magari se qualcuno volesse anche acquistarlo non ci dispiacerebbe affatto. Lo vogliamo invitare, scusa Luisa, qui a centrare il palco, per un applauso. È un artista, veramente, è un artista. Gabriele, abbiamo detto che ha uno stile neoimpressionista, ha vissuto le sue prime di derivazione romantica, approfondisce le lezioni di grandi maestri del romanticismo, quali Frederick e Turner. Quindi veramente ci dà illustra in questa serata e ti ringraziamo della tua presenza. Alla ricerca dell'ispirazione. Vai, complimenti, ancora un applauso per il maestro Gabriele Partemi. Quindi come vedete la serata è veramente ricca, si va dal latinoamericano al tango, all'arte, a tutto tondo. Le sorprese non sono finite. A questo punto andiamo ad un altro stile musicale, quello che ci porta qui la Compagnia dei Verdi Bianchi. La Compagnia dei Verdi Bianchi è un'associazione culturale che nasce a Giulianova e si occupa di teatro a tutto tondo e anche di danze popolari. Questa sera porteranno qui la pizzica e vi vorrei dire due curiosità sulla pizzica, perché io le ho scoperte questa sera, le vorrei condividere con voi. La pizzica è un ballo diffuso nel sud dell'Italia e nel regno delle due Sicilie e nasce nel 1600 e nel tempo si è fuso ad una pratica di guarigione della malattia del tarantismo, appunto causata dal morso del rane della taranta. Quindi è un ballo che ha un grosso
emozionante, si chiama Manuela Cappucci con la sua formazione. I suoi bellissimi quadri hanno un gesto non casuale o violento, la sua mano è guidata sapientemente dal pensiero che, ondeggiando tra memoria e intenzione, apposta i colori di sfuma in apparenti geometrie che sono formate dalle linee portanti del nostro orientamento. Quindi vi invito tutti, durante la vostra bella passeggiata, a visitare nell'ufficio turistico Manuela Cappucci. Bene Luisa, allora è arrivato il momento dei balli di gruppo di nuovo, che entrino qui al centro della piazza i bimbi della scuola Magic Dance di Campli, quindi giocano in casa, fatevi sentire, dai. Che ci presenteranno una coreografia dal titolo Boom Boom, che è tutto un programma. Pronti bimbi, fatemi un po' la faccia da Boom Boom. Bene, bene. Siamo carichi. Dale DJ. Il genere nel centro Italia, ospiti come maestri nelle più grandi rassegne di tango, qui come il Festival Tango Emotion, ospiti come maestri al Tango to the World,
e poi in tutta Italia ma anche all'estero. Allora io li accoglierei con un applauso, anche se non possono per motivi coreografici entrare subito, Giovanni Andrenacci e Irene Coccia. Vai con la base e poi presenteremo bene le sedi della scuola.